se siete persone curiose, avete bisogno di qualche indicazione su dove stiamo andando con il nostro futuro tecnologico, dove stanno andando le telecomunicazioni, vi consiglio di guardare mediamente.it ogni mercoledì notte dopo mezzanotte su Rai 3, indicazione su quello che è il nostro futuro digitale. In questa puntata ci rivolgiamo alle stelle. Da sempre, in ogni lingua e in ogni tempo, gli uomini e i poeti si sono rivolti al cielo, sole, stelle, luna, per chiedere domande alla loro fortuna, alla loro sfortuna, ai loro astri e ai loro disastri. Ora, per accompagnarci in questa orbita, abbiamo con noi Andrea Zanzotto, uno dei grandi poeti del Novecento. E con Zanzotto vorremmo fare un percorso che tenga conto dell'insieme della sua opera, che è stata pubblicata, tra l'altro, un'opera omnia, molto di recente. Però Zanzotto è anche un attento lettore di poesia ed è soprattutto dotato di un preciso gusto per la scelta. Ora, Andrea Zanzotto, noi sappiamo che Dante divideva la parola vecchio in tre livelli. C'era il vecchio, c'era il veglio e c'era il senile. Ecco, anche tu, quando parli delle stelle, dividi tra le stelle, gli astri e il mondo siderale. Come e perché? Sono dei passaggi quasi obbligati da uno stato all'altro. L'idea di astro ha in sé anche l'idea di astrazione, da una pseudogenesi, una pseudoetimologia. In inizio, parlando appunto dello splendore della neve, dicevo invece che era lo splendore della neve che muoveva tutta una serie di assideramenti, assiderazioni, astrazioni. È tutto uno slittare di etimologie false o vere, comunque di assonanze, di ritmi, di oscure reticenze e di misteriosi richiami che restano tali per quanto ci si giri intorno. C'è però nell'idea dell'essere colpito da un astro, da questo astro, c'è l'idea dell'assideramento improvviso, come colpito da una stella, anche Hölderlin che si sente colpito da un dio. Ora, questa realtà ci porta a delle considerazioni che sono per natura multipolari e come, per esempio, in quella poesia mi riferivo alla neve, non la vedevo come immagine puramente dell'inverno e del candore dell'inverno, dello splendore dell'inverno, ma anche
come metafora di un inverno che è invece eternità, è rottura del tempo e quindi abstractus, quindi spinto verso cieli particolari ancora. E su questo insieme di considerazioni si potrebbero inserire parecchie anche delle cose che io ho scritto. C'è un artista che è sinonimo di incontro, di collaborazione tra poesia e pittura, questo è Giosetta Fioroni. Grazie di essere qui con noi in questa puntata dedicata agli astri. Giosetta Fioroni, hai fatto parte nel 60 di questo gruppo conosciuto come Scuola di Piazza del Popolo, di cui facevano parte Festa, Schifano, Angeli. Sì, è stato un momento molto speciale a Roma perché questi pittori che eravamo tutti appunto giovani, intorno alla Galleria Tartaruga si è creato una specie di movimento denominato poi Scuola di Piazza del Popolo. Ma tu poi hai collaborato con tanti poeti, da Zanzotto che è nostro ospite oggi, sì, poi a Magrelli. Sì, Magrelli, Balestrini, Ceronetti, Garboli, Elisabetta Rasin, Nadia Fusini, Franco Marcoaldi. L'elenco è lungo, è stato lungo e proficuo, tant'è vero che c'è stata poi una mostra che proprio che si chiamava La Parola, La Parola Dipinta, dedicata al sublime libro di Padre Pozzi su coloro che hanno indagato la commissione tra immagine e parola. Io ho fatto una mostra all'inizio del 2000 in cui tutte le tavole comprendevano sia una poesia che delle immagini. Oggi puntata sugli astri, quanto sono presenti le stelle nelle tue opere? Beh, sono sempre stati molto presenti perché sin dall'inizio io ho lavorato con dei simboli e tra questi simboli c'era la luna, il cuore e moltissime stelle appunto, per cui era proprio una cosa che io ho indagato dall'inizio dei miei lavori. Buon lavoro Giosetta, grazie. Grazie, grazie a voi. Luna, puella, allidula, luna, lora, eremitica, luna, unica, selenita, distonia, vita traviata, atonia, vita evitata, mataia, matta, morula, vampirisma, paralisi, glabro, latte, polarizzato, zucchero, peste innocente, patrona inclemente, vergine, alfa privativo, degravitante sughero. Pomo e potenza della polvere, fiala e coscienza delle tenebre, geist, fase, casa cinesi, luna, neve, nevissima, novissima, luna, glacis, glaciei, luna, medulla, corpus mei, vertigine, terra, secanti, tangenti, fuggitiva. A me vieni, a te vengo. Luna, puella, altitudine,
Roberto Paci d'Alò è davvero un artista versatile, infatti è musicista, è compositore e regista. È un esperto di elettronica applicata al suono, è curatore di Itaca, che sarebbe il palcoscenico elettronico virtuale del Teatro di Roma. La voce ad accompagnarlo era appunto quella di Isabella Bordoni. Da anni collaborano insieme, collaborano sia per le opere teatrali che per le opere radiofoniche. Isabella Bordoni si occupa soprattutto dei testi delle loro opere e ne cura l'allestimento scenografico. Quindi entrambi da tempo dedicano proprio la loro passione all'interpretazione dei testi poetici, restituendo quella oralità al testo scritto. Adesso li andiamo ad incontrare. Loro nell'85 hanno creato una compagnia teatrale che si chiama Giardini Pensili. Ciao Roberto, ciao Isabella. Ciao. Stavo dicendo che nell'85 avete creato questa compagnia teatrale, i Giardini Pensili, e dal 94 c'è un sito proprio in rete su questa compagnia. Avete approfondito soprattutto la parte sonora. È un bel nome, Giardini Pensili, e devo dire quasi molto adatto a questa puntata, guarda caso. Senti Giardini... Sì, perché Giardini Pensili nella realtà sono quei luoghi dove la gente va proprio ad osservare il cielo stellato. Ma com'è il cielo stellato dai Giardini Pensili virtuali, dai tuoi Giardini Pensili? Beh, è un cielo stellato che da un certo punto di vista potrebbe essere visto come la rete, poiché sia il cielo che la rete sono due organismi viventi, per cui non c'è poi molta differenza. La rete, come il cielo, è una costellazione, è un organismo in continua modificazione, dove ad esempio nella rete i rapporti, dal mio punto di vista, non sono tanto tra uomini e macchine, ma tra uomini e uomini, tra persone e persone attraverso le macchine, e dove è facile stabilire questa serie di correlazioni proprio, che sono un po' vicine anche a una raffigurazione di un cielo stellato, dove ogni cosa che si sposta modifica le altre più prossime e anche più lontane. Grazie, grazie Roberto, grazie Isabella. Tra le stelle non mi smarrirò, che sulla spalla mi apporta e sul futuro sfrangiarsene dell'inverno, la tua non scarsa, non avara oblazione a sera, offerte e riprese un po' più lungi, per lingue raccolte in acini argentei, di crollate oscurità in sé, sé con sepolto e sotto, alberi, collusioni, colori che anelano dentro il grigio che non è grigio, che non è nulla, che non mi basta, che fascia e sfascia con alberi e stelle ogni collusione. Dunque stelle, per così dire, o fuochi presi al lato del microscopico oscuro, raccattati e tirati su in intimo, in arduo, castagne e fuochi tratte dal fuoco e divenute i remoti determinati occhi del tuo molesto crescere di non essere. Ma tra le stelle non mi smarrirò, mio vecchio dolciume, opporrò uno stato precario, appoggiato io peggio che l'una al cancello, appoggiato si sa per modulare, si sa, infatata morte in colore ottimo, in filtro, corda vocale, spot, sacimo nero, appoggiato, semplice, in papilla, tonsilla, biffa. Dunque era la Liana Fio in Bosco e credo che sia, in qualche modo, come molta della sua poesia, forse tutta, molto densa di richiami alla nostra tradizione letteraria e anche fuori, la prova che c'era persino Armstrong verso gli ultimi due o tre versi. Senti, qual è secondo te la tradizione più intensa nel mondo contemporaneo, della poesia contemporanea sulle stelle? Beh, la poesia contemporanea ha avuto veramente dei casi clamorosi di presenza della stella in tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue valenze, anche solo a prendere il titolo di un libro come quello di Giudici recente, Empie stelle, pieno di ironia,
Potrebbe essere un richiamo anche a Metastasio, chissà quante volte questo riferirsi alle stelle come colpevoli di tutto. Meraviglioso il titolo Stella variabile, del libro forse più bello di Vittorio Sereni, che parte da un componimento così intitolato. E un titolo su cui ho avuto anche occasione di soffermarmi, prendendo come possibilità l'idea di interpretare nella lettura di Vittorio Sereni, specialmente di questo libro ma anche dell'altra sua poesia, la possibilità che le stelle variabili hanno in sé, perché sotto questo unico nome si danno stelle che sono doppie, altre stelle che pulsano invece, e via dicendo. Ce ne sono parecchie categorie. Sarebbe un gioco, diciamo, ma non un gioco, assolutamente interessante vedere se questo elemento stellare che possiamo presumere come in tutto ciò che scotta terribilmente può perdurare, più precisato, attraverso titoli di questo genere. Ma c'è un richiamo che bisogna anche fare a stelle più miti, accomodanti. Per esempio, in Saba troviamo che quando egli parla del chiacchiericcio che fanno i poeti, lo paragona alla musica dei pollai, cioè chiama in causa le gallinelle, ma le gallinelle vengono da pascoli e sono le Pleiadi, e le Pleiadi sono la Pleiade, che in Francia vuol dire, e non solo, il massimo della letteratura, della versione pascoliana. La chioccetta va per l'aia azzurra con tutto un pivolio di stelle. Troviamo quindi moltissimi riferimenti di questo tipo. Poi c'è una specie di inevitabile ricaduta su Dante in questo momento, ma se cominciamo lì ci perdiamo addirittura. Va bene. Una domanda adesso tu hai detto che hai sempre lavorato al margine tra la poesia e la pittura. Anche la pittura molto rappresentata, il cielo stellato, pensavo di recente a una mostra di Kiefer che si chiamava Stelle cadenti. Sì, una bellissima mostra. Kiefer è un altro che mi sembra che ha fatto delle... autore oggi secondo me fondamentale, che ha fatto delle cose molto belle ispirate alla natura, di cui quella mostra proprio era incentrata sulle stelle. Sì, ci sono molti esempi, poi la stella è una simbologia. Mario Schifano ha fatto moltissimi quadri, alcuni veramente molto belli, in cui il tema della stella, il simbolo della stella tornava sempre in mille soluzioni, sempre brillanti, sempre molto esplosive in senso di suggestione, di atmosfera. Insomma, ci sono molti autori, molti pittori contemporanei che hanno lavorato sulle stelle. Sì. Ed è nello stesso tempo profondamente cambiato il modo con cui invece gli uomini se le sono rappresentate. Gian Mario Villalta, uno dei giovani artisti più attivi, un letterato, poeta, in lingua e in dialetto, poi critico letterario, hai scritto opere sia di teatro che di prosa e hai curato questo volume per i Meridiani che raccoglie tutta l'opera di Andrea Zanzotto, l'hai curato con Stefano Del Bianco. Allora, tu sei un giovane poeta, quindi sei nato, ahimè forse, in un mondo in cui raggiungere gli astri è diventato cosa vera, realtà, quindi è diventata una cosa possibile. Le stelle, gli astri, riescono a mantenere comunque il loro fascino, pur essendo stati privati della loro intangibilità? Io direi che sono oggi più che mai una sorpresa. Cioè, vedere il cielo stellato bisogna proprio trovarci, sì, per una condizione particolare. Uno alza gli occhi verso il cielo e vede le stelle, perché la realtà della nostra vita è quella della fotopolluzione,
cioè dell'inquinamento luminoso che nelle nostre città o in qualsiasi posto dove andiamo non ci permette di vedere assolutamente niente. Nel deserto niente. Potrebbe capitare. Forse nel deserto a me è capitato di vedere una cosa meravigliosa, forse come la vedevano appunto un tempo. Ti ascoltiamo. Sul ponte il cielo è inevitabile, prende gli occhi nel vuoto in alto, brevi cerchi incendiati, splendide nubi. Della bambina gigante si vedono i tubi sotto il braccio che chiama al parcheggio. È perfetto questo posto, perfetto, in ogni sua linea e colore provvisorio. Il vetro azzurra tutto quanto fuori. Sentiamo le gambe dolci come quando ci vogliamo e siamo stanchi. Qualcosa di sgargiante da portare. Camminiamo come uccelli sul piazzale, legno nelle braccia lungo i fianchi. Grazie Gianmario. Gran poeta lunare, diceva Calvino di Leopardi, ma ci sono i leopardi modi diversi di parlare di luna e di astri. C'è il modo della voce lirica che si affida a versi musicalissimi come nell'apertura della sera del dì di festa. Sono versi in cui sembra sospendersi il movimento e il suono emergere dal silenzio. Dolce e chiara è la notte senza vento. C'è il ricordo di Omero in questo notturno del Foscolo e c'è l'abbandono del Tasso alle tonalità femminili dell'incanto lunare. Ma è solo di Leopardi la capacità di porsi in ascolto con una intensità che fa del primo verso un unico respiro in cui si fondono le vocali di fine e di inizio parola. Su quel pianissimo spicca la luna perimetrata dalla virgola che segna la cesura ritmica. Dolce e chiara è la notte senza vento, e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontan rivela serena ogni montagna. Ma c'è poi la voce cosmica. Qui il lirico fa i conti con la vertigine di spazi dilatati dalle scoperte della scienza newtoniana. È il pathos dell'infinito che si impone, dell'immenso vuoto che lascia annichiliti, come nel canto notturno. Che vuol dire questa solitudine immensa? Ma soprattutto nella ginestra. È qui che il poeta lunare insegue sintatticamente e metricamente la dilatazione degli spazi e sottopone il verso a una tensione massima, moltiplicando relativi, dimostrativi, congiunzioni, fino alla dissonanza che disarticola il ritmo tra sillabe tronche che affannano il respiro e portano dentro il verso questa rincorsa siderale verso il punto di luce nebulosa in cui il cuore davvero si spaura. E poi che gli occhi a quelle luci appunto, che a lor sembrano un punto e sono immense, e quando miro quegli ancor più senza alcun fin remoti nodi quasi di stelle che a noi paion qual nebbia al pensier mio che sembri allor o prole dell'uomo. Non è lontana la vertigine del Pascoli, ma nelle terzine a rima incatenata di quel poemetto sarà l'attrazione del baratro a imporsi, la dimensione di una verticalità non solo spaziale ma psichica. Se mi si svella, se mi si sprofondi l'essere, tutto l'essere, in quel mare d'astri, in quel cupo vortice di mondi. Nello spazio gli astri, le stelle, i pianeti, i satelliti sono posti fisicamente, ma nella realtà virtuale c'è possibilità di individuare gli astri nel ciberspazio? Lo andiamo a chiedere a Bifo.
quanto gli astri si vedono nella nostra rete e come si vedono? Si vedono assai più in internet che nella realtà. Qui siamo in un sito curato da dei ragazzi di una scuola indiana, di una scuola di Bombay. È un sito nel quale sono rintracciabili anche delle poesie dedicate al Sole e dalle altre stelle. Poi abbiamo un ciclone su Marte e poi abbiamo una cometa, le comete. Sai, io ho un amico che insegna in una facoltà di fisica e di tanto in tanto organizza delle lezioni la notte per poter mostrare le stelle nella loro realtà. Perché altrimenti le vediamo solamente sullo schermo. Questo sito, che si chiama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, un sito dedicato alla ricerca sull'intelligenza extraterrestre, ha un problema. Sai, loro stanno lì a Berkeley, in un'università americana, e hanno le loro antenne puntate verso le costellazioni, verso l'infinito spazio, e ricevono segnali di ogni genere, una infinità di segnali. Cosa hanno fatto? Hanno chiesto all'intera comunità di rete, dunque a te, a me, a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, di sintonizzarsi, di collegarsi a questo sito, SETI et Home. SETI et Home è il nome col quale possiamo trovarlo, e di mettere i nostri computer a disposizione di questa ricerca. Quando noi non utilizziamo il nostro computer, la capacità di calcolo del nostro computer può essere dedicata... Aiuta insieme, esattamente, a decodificare l'informazione che ci proviene dall'immensità dello interessante. Spazio. Questo è un sito stranamente poetico, curato dai nostri amici dei Giardini Pensili, nei quali le stelle, come vedi, vanno a finire dentro un cartone della spazzatura, e poi, cliccando lì sopra, finalmente, quindi come dice il poeta, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Grazie Bifo. Grazie a te. Orsa maggiore, scende, irsuta notte, animale dal velo di nuvole, gli occhi antichi, occhi stellari, sbucano dall'intrico scintillante, le tue zampe, gli artigli stellari. Vigili, custodiamo le greggi, pur ammaliati da te, e diffidiamo dei tuoi lombi stanchi e delle zanne aguzze per metà scoperte, vecchia orsa. Una pigna, il vostro mondo, voi le scaglie intorno, io lo spingo, lo rotolo dagli abeti, il principio agli abeti alla fine, lo fiuto, lo tento col muso e se lo tante la branca. Abbiate o non abbiate timore, versate l'obolo nella borsa sonante e date una buona parola all'uomo cieco, che l'orsa trattenga al guinzaglio e insaporite bene gli agnelli, potrebbe quell'orsa strappare i lacci. Non più minacciare mandare la caccia a tutte le pigne cadute dai gavetti, i grandi precipitati dal paradiso. Fotomodella d'altissimo rango, in piena forma sembri questa sera, pur sempre amica luna. Non si direbbe granché dilatata, dentro il gran sotto zero che rende ogni belletto menzognero. Ma di certo un lievissimo cachinno ti sfugge, mentre ad occhi sulla terra formicolar la gente assatanata. Perché ben sai che gran parte del senno umano, ormai, nel tuo mirabil tondo è congelata. Invano striglia a stolfo l'ippogrifo, ed il carro d'Elia s'appressa invano. Al mondo, per le sue presenti mete, non serve il senno, basterà la rete. 8 conchiglietta a compi. Zetta Fioroni,
questo non è veramente un quadro sulle stelle, è un quadro che è un omaggio a Andrea Zanzotto, ma non è la prima volta, no? No, io sono una grandissima ammiratrice della poesia di Andrea, che mi sembra una vera stella nel panorama della poesia italiana, e abbiamo realizzato insieme alcuni libri attraverso l'evento molti anni fa, uno più recente che si chiama Meteo, dove c'erano 20 disegni a penna dedicati a 20 poesie di Andrea, e allora ancora oggi ho voluto fare un quadro dedicato a una sua poesia, che è una poesia del Galateo in Bosco, come viene ricordato qui sotto. Perché non leggi allora il tuo quadro? Allora, leggo questo verso sublime che è: stelle, per così dire, o fuochi presi al lazzo dal microscopico oscuro. E questo è Zanzotto? Questo è Andrea, immaginato così in forma vagamente così visionaria, e al posto dell'occhio c'è il prefisso. Che è il prefisso che facendo questo prefisso si può parlare con Andrea, conoscendo il numero di Pieve di Soligo, dove Andrea abita. Ora non ti resta che fermarlo.